Non definirla sexy è praticamente un reato. Irina Shayk è la donna sensuale per eccellenza, una lady che anche con cuffietta e abiti castigati appare irresistibile. È così che l'abbiamo vista ultimamente sulla passerella di Givenchy, dove ha sfilato per l'amico stilista Riccardo Tisci, che l'ha voluta come guest star, insieme ad Adriana Lima e Candice Swanepoel, dello show organizzato durante la Fashion Week di Parigi per presentare la collezione Uomo P-Barre 2015. Il look inedito di Irina Shayk sulla passerella di Givenchy a Cannes l'abbiamo vista con sensuali abiti colorati dal profondo spacco e dall'ampia scollatura. Sul catwalk di Givenchy la ritroviamo completamente trasformata con trucco pesante e capelli raccolti in una cuffietta. Anche quando esibisce un look mascolino ed inconsueto, Irina Shayk appare sexy. In passerella indossa un mini abito black girocollo aderente e trasparente che lascia intravedere le splendide curve della top. Irina Shayk, sexy protagonista del film Hercules il guerriero. Archiviata la copertina di Vogue, in cui appare abbracciata ad un Ronaldo completamente nudo e abbandonati i panni di modella dall'animo dark, oggi a Londra la Shayk si è mostrata in pubblico in una nuova veste, quella di attrice. La top ha infatti partecipato al photocall organizzato nella città inglese per il lancio del film di Brett Ratner Hercules il guerriero. Nella pellicola, che uscirà nei cinema il prossimo 13 agosto, la Shayk recita al fianco di Dwayne Johnson, alias The Rock, ed interpreta la parte di Megara, la donna che fa perdere la testa al protagonista maschile. Per la conferenza di lancio Irina Shayk ha scelto ancora un look dal sapore dark, indossando un sexy mini abito nero di Azzedine Alaïa, con zip frontale e gonna sbuffo, abbinato a décolleté in vernice di Christian Louboutin. Chi se ne frega.